quello che sto per farti vedere in questa lezione ti sorprenderà. Parleremo di orrore, eccitazione e calma. Tutto in un'unica lezione in cui ti spiego come funziona la chimica delle nostre emozioni. Questa secondo me è una lezione importantissima perché quello che ti sto per mostrare nei prossimi minuti è una lezione che ho tratto dalla masterclass di dipendenza emotiva della nostra scuola. Ti aprirà un mondo su una comprensione delle tue emozioni che nel 99% dei casi nessun professionista ti spiegherà mai in maniera così semplice, chiara ed evidente come lo stai per vedere in questo video. Non ti rubo altro tempo e ci vediamo alla fine di questa lezione. Ora, parliamo di chimica delle emozioni. Detto che l'emozione dipende solo da te, quindi non c'è nulla, nulla al mondo che determini cosa tu provi, a parte ciò che tu pensi e ti tieni nella zucca, parliamo di chimica, perché l'emozione, se la guardiamo da un punto di vista fisiologico, è una reazione chimica. Cioè, quando tu provi un'emozione, si modifica la chimica che c'è dentro il tuo corpo, si innescano reazioni chimiche che producono quel tipo di cambiamento poi fisiologico, perché l'emozione è non solo qualcosa che tu senti in testa, diciamo così, come potremmo dire, l'emozione, quella che intendiamo come cosa sto sentendo, cosa sto provando. L'emozione è anche fisiologia, perché quando io sono magari molto preoccupato, molto agitato, magari o molto arrabbiato, il viso mi diventa rosso, quando sono in ansia magari mi accelera il battito, mi si asciuga la bocca. Fisiologia, il corpo cambia in base a quello che noi proviamo. Ed è anche chimica, perché tutte queste trasformazioni fisiche, mentali, eccetera, sono legate a un processo chimico. Noi siamo una centrale chimica in realtà, come il nostro corpo è pieno di energia chimica. Ora, cos'è che crea questi processi chimici? La mente è la principale centrale chimica nel nostro corpo. Poi ovviamente questi processi si svolgono in tante altre parti all'interno del nostro corpo. Noi siamo pieni zeppi di punti che hanno un ruolo nell'aspetto chimico, come per esempio anche tutto quello che ha a che fare, adesso mi sta sfuggendo il termine medico, adesso mi sfugge il termine, comunque sto vedendo se riesco a recuperarlo. Guarda, mi sta sfuggendo, io faccio un salto su Google perché lo vorrei trovare. Parte chimica nella gola. Se così lo trovo, vediamo. Adesso non lo sto neanche trovando. Tiroide, ecco, mi è venuto in mente. Mi ero un attimo. La tiroide, per esempio, è uno degli organi che ha un ruolo importante anche da questo punto di vista qua. Infatti, molto spesso, poi tutte le parti ormonali del nostro corpo, quelle legate anche alle componenti sessuali, quindi a tutto quello che ha a che fare con gli ormoni del nostro corpo, sono tutte collegate all'aspetto chimico. Perché noi comunque siamo fatti di reazioni chimiche, anche da questo punto di vista qua. La nostra mente, però, è il generatore principale ed è quello più potente che abbiamo. Ed è lì che si gioca tutto. Ora, una cosa molto importante per capire la chimica delle emozioni è capire che io posso alterare il mio equilibrio chimico semplicemente con il mio pensiero. Ora, se io qui mi sdraio, mi metto tranquillo, chiudo gli occhi e mi concentro e vado a ripensare per esempio a un film horror oppure a una scena estremamente violenta che ho visto di recente, molto vivida, o magari qualcosa che ho vissuto, allora se io comincio a concentrarmi su quelle scene, il mio corpo, se mi concentro davvero, cioè come se io rientrassi in quel momento, come quando ti ricordi un evento e riprovi quelle emozioni, io posso, semplicemente stando seduto qui sulla mia sedia, se mi concentro su un film horror visto tanto tempo fa, potrei agitarmi. Il che vuol dire che mi comincerò magari a provare rossore, o magari il mio battito accelera, o magari semplicemente mi cominciano a sudare le mani, o qualunque altra reazione fisica legata alla paura. È tutto, però in fondo pensaci, anche se tu stai guardando un film, tu vedi degli attori che fanno finta. Cioè anche il film dove c'è quel tizio che prende la motosega e taglia uno a metà, è finto, e tu lo sai. Però in quel momento sei talmente concentrato su una cosa reale che la tua reazione fisica, attraverso il semplice pensiero, hai un'immagine, tu pensi, la vivi in un certo modo, e è tutto finto, tu lo sai, ma la tua mente lo elabora come se fosse vero, e la tua reazione è come se davvero ti trovassi in quella situazione. Ma questa cosa qua la possiamo fare anche con un altro esempio. Cioè se adesso mi rilassassi e pensassi all'ultimo film porno che ho visto, o a una scena erotica di un film, o magari a quando faccio l'amore con la mia ragazza, ma mi immergo davvero, cioè non è che dico, vabbè, ci penso, no, mi immergo proprio, mi concentro, mi guardo tutta la scena, ogni istante, i respiri, i sospiri, tutto,
io mi ucciderò. Comincerò a eccitarmi, il mio fisico ovviamente cambia, la pressione del sangue muta, io magari comincerò a sentire caldo, e tutto questo di fronte al nulla, non c'è niente, non c'è nessuna ragazza nuda qui nella mia stanza, ma semplicemente perché io creo nella mia mente dei pensieri, il mio fisico reagisce, si trasforma chimicamente la mia condizione. E facciamo un terzo esempio. Abbiamo fatto la paura, abbiamo fatto l'eccitazione, ma se io adesso mi rilassassi, chiudessi gli occhi e cominciassi a immaginare la scena più tranquilla per me, che ne so, un prato fiorito in cui io sto camminando o sono disteso così, così nell'erba, come ho fatto a volte veramente, e sento il profumo, che ne so, del gelsomino in primavera, che è una cosa meravigliosa, io ne ho uno proprio qua fuori, io mi rilasso, il mio battito decelera, mi tranquillizzo e torno calmo, rilassato, i miei muscoli si rilassano, e tutto questo lo trasformo semplicemente cambiando i miei pensieri, perché io non sono fuori, sono sempre seduto sulla stessa sedia, io qui, seduto su questa sedia, posso spostarmi dalla paura all'eccitazione o alla calma senza muovermi, senza che nulla nel mondo sia successo, se non che io ho lavorato nella mia testa con i miei pensieri. Pensa tu che cosa è in grado di fare la nostra mente. È in grado di creare reazioni, risposte chimiche in ogni istante semplicemente attraverso il pensiero. Potrei dire che io modifico la chimica del mio organismo, del mio corpo, semplicemente con la forza del pensiero. In fondo, se ci pensi, io con la forza del pensiero muovo le mani. Che una volta non ci pensi, dice, vabbè, ma forse... In realtà io lo faccio con la forza del pensiero, non ho niente che muove il braccio. Se io creo un robot, devo creare una serie di fili e collegamenti per spostare le parti. Attraverso il mio corpo, la mia mente, attraverso la mia mente, io posso muovere il mio corpo, fare un sacco di cose. Non posso manipolare il mondo esterno, ma il mio mondo interiore è sotto il mio controllo. Nella mia mente, nella tua mente, c'è una centrale chimica attraverso la quale tu crei qualunque reazione chimica tu possa desiderare, lo fai con i pensieri. Ovviamente l'aspetto chimico lo posso alterare anche dall'esterno, cioè se io vado a fare un'attività sportiva questo produce dei cambiamenti di carattere fisiologico, se io assumo dell'alcol questo produce dei cambiamenti anche nella chimica del mio cervello, se io assumo dei farmaci, se io assumo delle droghe, è ovvio che tutto questo interferisce, le sostanze chimiche che io vado ad assorbire interferiscono con la chimica del mio cervello. La possono spingere in una direzione piuttosto che in un altro. Di solito quando io assumo una sostanza esterna, l'effetto che ha non è circoscritto, il suo effetto va su tutto il corpo e quindi produce anche effetti collaterali, come succede con i farmaci o con le droghe. Mentre nella mia mente io posso creare qualunque condizione chimica senza effetti collaterali. E la mente, lo strumento creato appositamente per gestire l'aspetto chimico del nostro corpo, quando io vado ad alterare il mio stato chimico, qualunque sia la fonte con cui lo faccio, anche a fin di bene, comunque non sto utilizzando il processo migliore, perché il processo migliore non è prendere una pillola per calmarmi, il processo migliore è sempre calmarmi attraverso la forza della mia mente, perché io posso farlo, perché tu puoi farlo, perché la tua mente è fatta per farlo. E quando per esempio tu utilizzi la rete di protezione, non fai altro che spostare i tuoi pensieri. Quindi, mentre prima i tuoi pensieri erano concentrati, per esempio, su quella scena eccitante, se tu ti distrai, l'eccitazione scompare, perché la chimica del tuo cervello cambia in base al fatto che il tuo pensiero va su altri punti a focalizzarsi. E questo vale se sei eccitato, se sei sereno, se sei arrabbiato, se sei nervoso, se sei triste, se sei disperato. Sposti la mente e la mente smette di generare quel processo chimico che crea l'emozione dentro di noi. Ti rendi conto di quanto sia potente la tua mente? E questo te l'ho voluto spiegare per farti capire che io attraverso la mia mente posso andare a modificare la situazione chimica che ho dentro di me. Non c'è bisogno necessariamente di ricorrere a qualcosa di esterno, come spesso purtroppo sento dire. Anche perché le cose esterne creano dipendenza. Per questo ci arriveremo, perché parleremo delle dipendenze ed è ovvio che se io imparo ad alterare lo stato chimico del mio cervello, per esempio a rilassarmi o a eccitarmi, attraverso una pillola, io diventerò dipendente perché non riuscirò a fare quel cambiamento chimico ed emotivo senza ricorrere di nuovo a quella pillola. Quindi divento dipendente perché la mia situazione emotiva dipende dall'uso di quella pillola. Ma quello che fa la pillola è un'alterazione della mia situazione interiore che potrei modificare da solo. Perché quello che fa la pillola è andare a modificare la situazione chimica del mio cervello, ma io quello lo posso fare col pensiero. Non ho bisogno di quell'altra cosa, non mi serve. Se io divento padrone della mia mente e gestisco i miei pensieri, perché non è che c'è chissà quale processo arcano o mistico per gestire il mio cervello, l'unica cosa che devi fare è semplicemente controllare i tuoi pensieri, perché sono i pensieri, in un certo senso è come se i pensieri fossero
tutto quello che in un laboratorio si usa per fare una reazione chimica. Quindi la reazione nasce attraverso i tuoi pensieri, sono i tuoi pensieri che la creano. Quindi semplicemente tu, in base a come pensi, così ti emozioni perché generi dentro di te quelle reazioni chimiche che sono collegate alle tue emozioni. Non male come prospettiva. Tu sei un piccolo chimico, dotato, in senso buono, della capacità di creare le più grandi, potenti e necessarie. Tutto quello che ti serve dal punto di vista emotivo tu lo crei, l'aspetto chimico è quello, come dire, biologico, la controparte, un po' come se la moneta fosse fatta di due facce. La moneta è sempre fatta di due facce. Da una parte c'è l'aspetto emotivo, dall'altra parte c'è l'aspetto fisico, fisiologico, chimico. Sono collegati, ma sono controllati tutti dal pensiero. La mente può fare capolavori, miracoli. La mente può fare cose che probabilmente la scienza ancora non capisce. E te ne parlerò nel livello 4, quando parleremo della mente, del suo potere e dei suoi limiti. Però quello che mi interessa spiegarti è che le tue emozioni ti dicono cosa pensi, e che dietro le tue emozioni c'è sempre il tuo pensiero. E che se tu domini il tuo pensiero non avrai bisogno di nulla per gestire le tue emozioni, il tuo stato emotivo e la tua vita. Ti rendi conto di che cosa hai tra le orecchie? Dietro i tuoi occhi hai una vera e propria centrale chimica, ma è una vera e propria centrale emotiva. Tutto quello che accade dentro di te a livello emotivo è creato e generato naturalmente dalla nostra mente. La nostra mente è fatta per questo, e infatti qualunque sia l'emozione negativa che tu vorresti liberare dalla tua vita, vorresti allontanare, che sia l'ansia, la paura, la rabbia, la delusione, la tristezza, l'amarezza, la disperazione, qualunque sia, ma ci metto anche l'angoscia, ebbene è attraverso i tuoi pensieri e la tua mente che è il modo più naturale, sano per farlo. Tutti gli altri sistemi non sono il sistema migliore. Il sistema migliore è uno, quello di saper utilizzare la tua mente per come è creata dalla tua natura, per come è fatta chimicamente, elettronicamente, elettricamente, biologicamente la nostra mente, la nostra natura. Questo è il processo naturale. Se hai bisogno di una mano per farlo, se vuoi farlo insieme a noi, se vuoi riuscire ad arrivare al punto di essere veramente tu la persona che comanda e governa le proprie emozioni, capace di scegliere, di mantenere la calma, la serenità, di poter vivere con amore e con gioia qualunque situazione, anche quelle più difficili, perché ci saranno. Io lo dico sempre, che tu sia in grado di affrontare con serenità una situazione difficile oppure no, non cambia la realtà. Se quella situazione difficile ci sarà, tu la dovrai affrontare, e se non hai la capacità di essere tu il padrone o la padrona di quella straordinaria centrale chimica che ti porti in testa, questo vuol dire che vivrai quelle situazioni difficili nel modo più disastroso possibile. Ed è lì che si fanno un sacco di errori e che poi nascono i rimorsi e i rimpianti per scelte e decisioni sbagliate. Se vuoi liberarti di tutto questo e vivere una vita felice di fronte a qualunque situazione, ti invito a farlo insieme a noi, perché ti darò una mano per farlo concretamente nelle prossime settimane. Qui sotto trovi un pulsante per accedere alla Masterclass di Indipendenza Emotiva, il programma da cui ho tratto la lezione che ti ho appena fatto vedere, in cui ho parlato appunto della chimica delle emozioni, ed è un programma ed è una pagina in cui ti spiego come funziona il programma, quanto costa, quanto dura, tutti i dettagli, in modo che tu abbia le idee chiare e possa decidere se entrare in questo programma insieme a noi. Scoprirai anche se le iscrizioni sono aperte, e quindi avrai modo di stabilire se può essere questo il percorso che nei prossimi mesi ti porti a vivere la vita che desideri e che sicuramente meriti di vivere. Io ti do appuntamento nella Masterclass, non vedo l'ora di poter lavorare con te, e ti do anche appuntamento al prossimo video.